augurandoci la pace del suo, il suo dono, la forza della sua risurrezione. E noi ogni domenica ci raccogliamo, domenica è chiamata Pasqua settimanale, per raccogliere questa sua grazia, farne tesoro e camminare nella speranza verso la pienezza del Regno. Questo cordialissimo saluto vuole anche essere un ringraziamento per l'opportunità di condividere con voi questa Eucaristia e il grazie a Monsignor Salvatore che guida questa comunità parrocchiale, come a tutti coloro che a titolo diverso, ministri istituiti o collaboratori, partecipano della bellezza e della solennità del rito liturgico. Un saluto e un grazie e un bentornati anche ai giovani che hanno partecipato con tanto entusiasmo e gioia alla giornata mondiale della gioventù a Madrid con il Papa Benedetto XVI e a tutti voi. Per me è una grande gioia oggi con voi condividere questa memoria non solo come giorno del Signore ma come festa di Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, per la figura del Santo, perché in questa Chiesa divenuta dal 2010 basilica è riproposta all'attenzione dell'intera comunità diocesana e perché sì, i miei inizi di celebrazioni eucaristiche ormai oltre i 60 anni sono avvenuti qui. Ci fermiamo solo un momento a riflettere su che cosa. Certo, la nostra riflessione va sulla parola che viene proclamata, perché quando noi ci riuniamo nel giorno del Signore è per ascoltare Lui che parla. Dopo ogni lettura abbiamo sentito dire parola di Dio, parola di Dio, parola del Signore, e sarebbe imperdonabile per chi vuole essere discepolo non lasciare entrare nella mente e nel cuore questa parola, perché germogli e porti frutto, perché la fede viene dall'ascolto. Ce lo ricorda San Paolo proprio nel tratto di questa lettera, la seconda che abbiamo ascoltato. Oggi però ci vorremmo far guidare in questo ascolto, ancorché breve, proprio da Sant'Agostino. Sant'Agostino, noi lo sappiamo, è nato, siamo nel IV secolo, nel 354, nel nord dell'Africa, ad Agaste, in Numidia, questa terra oggi così tragicamente provata da morti, da guerre, da sangue. Allora era una terra fervida di esperienza cristiana. Agostino partecipava ai sinodi della Numidia, i vescovi allora presenti erano oltre 350, e questo sta a testimoniare quanto florida fosse l'Africa del Nord per l'esperienza cristiana. Ricordiamo anche loro oggi nella nostra preghiera. Un giovane di grande intelligenza, studiò prima a Tagaste, poi si portò a Cartagine, studiava retorica, ma il suo ingegno era di una brillantezza e versatilità straordinaria. Una vita sconclusionata, una giovinezza irrequieta, e sua madre, una donna eccelsa, prestigiosa, che è santa, l'abbiamo celebrata ieri, si chiamava Monica, non l'ha inteso abbandonare. Questa donna aveva un marito, Patrizio, che non era cristiano, ma con la consuetudine della sua vita lo fece scrivere tre catecumeni e un anno prima della morte ricevette il battesimo.
aveva quattro figli, Monica, Agostino, due fratelli e una sorella, ma non volle abbandonare il più prestigioso per l'intelligenza, per la ricchezza del cuore, per l'ingegno, e seguì Agostino via via nei suoi studi, e quando questi, ormai padrone dell'arte retorica, lasciò l'Africa e si trasferì a Roma e poi a Milano, che era sede della corte imperiale, Monica lo accompagnò, e a Roma e a Milano, dove incontrò il grande vescovo Ambrogio, il quale le disse, a lei preoccupata per la sorte di suo figlio, che non era battezzato, era ormai sulla trentina, ebbe a dire, no, stai serena, non può andare perduto un figlio di tante lacrime, perché questa donna per lui viveva. E di fatto nel 387 Agostino, a 33 anni, ricevette il battesimo. La sua vita cambiò radicalmente e con la madre e il fratello decise di ritornare in Africa. La madre morì ad Ostia e Agostino racconta quei momenti supremi di colloquio, di alta letteratura e di mistica con la madre, proprio nel porto di Ostia. Tornato in patria si dedicò alla vita monastica, lui e sua sorella fondarono due monasteri, poi consacrato prima prete, poi vescovo, fu inviato a Ipona e lì è rimasto vescovo fino al giorno della sua morte, nel 430, mentre i Vandali assediavano la città. Agostino ha scritto tante opere che credo sia molto difficile che noi si riesca a leggerle durante una vita. Ed è certamente la figura sotto questo profilo di più alta cultura, erudizione e intelligenza della nostra tradizione cristiana. Se apriamo i grandi libri, mi riferisco ai concili, compreso l'ultimo, l'autore più citato è Agostino. Tommaso d'Aquino, il grande dottore, nelle sue opere cita ad ogni pagina Agostino, e potremmo fare mille altri esempi. Credo non ci sia uomo di cultura, di letteratura, che non abbia subito il fascino di quest'uomo straordinario, che ha scritto nel secolo IV e V, ma le cui opere sono di un'attualità non solo per l'oggi, ma anche per il domani, perché ha attinto non solo al cuore dell'uomo, ma anche si è lasciato trasformare dal mistero di Dio. E allora, noi oggi ne facciamo memoria. No, non è un santo da contemplare nelle vetrate, non è un santo da solo ricordare per la straordinarietà del suo ingegno e la vastità della sua produzione letteraria. È un santo. E alla sua scuola schiere di persone hanno percorso lo stesso itinerario. Anche questa chiesa, tra la fine del secolo XIII e gli inizi del XIV, è nata per questo. Dorieni, all'inizio dell'era dei comuni, volle rinverforare le sue tradizioni, costruì due grandi chiese, Sant'Agostino e San Domenico, i due luminari che la Chiesa allora e ancora oggi continua a vedere. Ebbene, noi abbiamo bisogno allora di accoglierne qualche messaggio. Quale? Sarebbe molto bello prendere queste tre letture e commentarle come ha fatto nelle sue opere. Agostino ha commentato quasi tutti i libri della Bibbia, ha composto volumi di sermoni e ha scritto opere di alta speculazione teologica.
sarebbe molto facile ritrovare commenti sia al profeta Geremia come alla lettera ai Romani, come al Vangelo di Matteo, questo brano che è stato proclamato poc'anzi. Una sottolineatura soltanto. Geremia, raccontando la sua vocazione, dice con una frase molto dura: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Pensa Dio come un seduttore, quasi lo ha ingannato, lo ha chiamato ad essere profeta. Vieni, annuncia la mia parola. Ma Geremia si trova in situazione difficile e allora è costretto solo a lamentarsi dentro Gerusalemme, dove è stato chiamato a dire la parola di Dio, e deve gridare violenza, oppressione, perché il tessuto sociale si è totalmente distorto. E allora pensa che la chiamata di Dio sia una seduzione. Agostino, che racconta la sua grande esperienza nei 13 libri delle Confessioni, nel libro decimo, quando ha raccontato come ha fatto per arrivare finalmente a Dio, esclama in altra maniera: tardi ti ho amato, bellezza antica e sempre nuova, tardi ti ho amato. Quella espressione, tardi, indica quanto Agostino avesse cercato. Era passato attraverso sentieri e attraverso esperienze molto disparate, dagli studi di letteratura, il suo amore per Cicerone, gli studi di filosofia con Plotino in particolare e neoplatonici, gli studi anche che lo portarono nella setta dei Manichei, fino a trovare nella parola di Cristo il tutto della sua vita. Tardi ti ho amato. E dice: chi è Dio? Bellezza. Ecco la intuizione di Agostino. Dio è la bellezza. Per questo il suo cuore si è lasciato affascinare da lui. Per questo Agostino parla della fede come di innamoramento di Dio. Per questo nella sua regola, ha scritto una regola per uomini e donne, qui nella nostra città noi abbiamo le suore del Divino Amore che hanno per regola quella di Sant'Agostino, dice: non può mettersi su questa strada se non chi vuole diventare un innamorato di Dio. Meglio un amante della bellezza, pulcritudinis amatores, definisce gli uomini amatrices, le donne che si vogliono mettere sulla sua strada. È molto bello questo. Oggi noi facciamo un po' fatica anche a cogliere il mistero di Dio. Ecco allora il perché l'invito, anche venuto dalla giornata mondiale della gioventù ai giovani: scoprire Dio. Ma Dio, per scoprirlo e poterlo seguire, deve svelare i tratti della sua bellezza. Dio non è un dimenticatore, un essere lontano, una idea soltanto. Dio è la bellezza che dà senso alla vita, che illumina l'universo e che diventa il punto di riferimento della storia. E noi di fronte a lui, dice Agostino, siamo lontani. E allora dobbiamo camminare, dobbiamo lasciare che le nostre energie mirino a lui. In una delle sue preghiere dice: non disprezzare questo filo d'erba che però ha tanta sede di te, erba tibisiziente. È l'accorato cuore di Agostino, il quale proprio all'inizio delle sue confessioni dice: ma guardiamoci bene dentro, ma ascoltiamo le nostre voci, per chi siamo fatti? E dice: Signore, ma tu ci hai fatti per te. E allora il nostro è un cuore inquieto, inquieto e corto, finché non potrà trovare la pienezza, la risposta. O se riuscissimo ad esplorare queste dinamiche, se riuscissimo a cogliere attraverso i suggerimenti di Agostino questa forza di attrazione di Dio, forse potremmo anche capire
meglio la pagina di Geremia che dice: Dio, tu mi hai sedotto, mi hai attratto, ma poi mi hai offerto un passaggio e una strada difficile. E questo viene confermato dalla pagina del Vangelo. Sì, perché Dio è bellezza, ma una bellezza che si contempla sul legno di una croce. Dio è bellezza, ma una bellezza che chiede che la mente, il cuore, siano orientate verso di lui. E proprio questo chiede Gesù. Gesù ha detto a Pietro: tu sei beato. Perché? Perché il Padre ti ha svelato che io sono il Messia, sono il Cristo. Capitolo 16 del Vangelo di Matteo. Ma quando Gesù dice: ecco, questo è vero, adesso però andiamo verso Gerusalemme e io lì sarò tradito, messo a morte, Pietro lo prende in disparte, dice il testo, e lo rimprovera: questo non ti deve accadere. E Gesù, che poco prima gli ha detto beato te, gli dice: vattene, Satana. Lo chiama diavolo, tentatore, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo il mondo. Si arriva alla luce, ma bisogna superare le tenebre. Si arriva alla risurrezione, ma bisogna passare attraverso la prova della morte e del sepolcro. Noi, se siamo qui oggi, che è domenica, celebriamo la risurrezione, ma la celebriamo dinanzi a colui che per noi è morto e per noi ha risorto, e che porta nella sua vita le piaghe dei chiodi, perché testimonia la realtà ardua, la generosità esigente del suo amore. Ma questo è il cammino di sempre. Noi forse non amiamo le realtà facili, forse gli aggiustamenti, i compromessi, pensiamo soltanto a ciò che può apparire, mentre la realtà della vita è risposta impegnativa e generosa. Si dice: il comando di Gesù allora è l'amore. Certo, lo ricorda anche San Paolo dicendo: offrite tutta la vostra vita come omaggio, come sacrificio a Dio. Ma l'amore che ci ha insegnato Gesù non è quello che ordinariamente noi possiamo immaginare o che viene in forme diverse reclamizzato. Qual è l'amore? Lo ha detto lui. Non c'è amore più grande che dare, e dare la vita. L'amore non è un prendere, l'amore è un dare, l'amore non è un avere, l'amore è un perdere. E questo vale sempre. È valso per Gesù. Dio tanto amato il mondo che ci ha dato il suo figlio, e Cristo tanto ci amati da offrire la vita. Ecco il segno dell'amore. Noi pensiamo che amare significa ricevere, prendere, possedere. No, è tutto il contrario. Padri e madri, per lo sanno, si è capaci di testimoniare e vivere l'amore nella misura in cui si è capaci di donare. Di questo oggi è povero il nostro mondo. Lo era anche ai tempi di Agostino, quando nell'anno 410 Roma fu distrutta. Agostino si è messo a tremare, ha scritto una delle opere più grandi della storia del pensiero, Le Città di Dei, la città di Dio, e ha fatto proprio però questa constatazione. Perché il male? Perché il disordine? Perché le morti, le distruzioni? Perché c'è una capacità di amare che è centrata su di sé, fino al disprezzo di Dio. E c'è una capacità di amare che è centrata su Dio fino alla perdita di sé. Il primo amore porta distruzione e morte. Il secondo porta crescita, sviluppo e vita per sempre. Ecco, noi oggi ascoltiamo queste pagine, noi facciamo memoria di questo grande santo, almeno questo ricordiamolo, che dobbiamo imparare ad amare, non lo si
apprende naturalmente, non è un fatto spontaneo della natura umana, è un cammino, è una crescita. Agostino lo ha sperimentato nella sua esistenza e alla fine però ha detto: «Sero te mai, tardi ti ho amato». Ecco, è concesso anche a noi di fare altrettanto e non è mai tardi, anche se potremmo dire che è sempre tardi finché non l'abbiamo imparato. E allora oggi chiediamo per noi, per la Chiesa intera, a cui Cristo ha affidato il suo compito, il messaggio. Chiediamo per questa nostra umanità di essere una scuola di amore e anche per quella terra così cara ad Agostino, di cui oggi noi vediamo solo le tragedie, che ha perduto anche la grande tradizione cristiana. Preghiamo perché, mentre la incapacità ad amare distrugge, l'amore edifica e diventa gioia e diventa pace e diventa libertà e diventa giustizia. Ma occorre che la risposta sia generosa. E allora chiediamo a questa grande figura dentro questa chiesa che di lui porta il nome, di questa chiesa che è diventata, e così suggestivamente, basilica nel cuore della nostra città, che lui, il grande santo della grazia e dell'amore e della bellezza, questo ci ottenga da Dio, la grazia di amare, la grazia di un amore senza condizioni, e che ci faccia innamorare della bellezza che è Dio, per vivere nella serenità e nella pace. Amen.